Bella rega, benvenuti nel canale del batterista metal. Qui si parla di metal moderno e oggi vi parlerò di un batterista che ha preso il death metal e l'ha modernizzato veramente tanto. Ha veramente creato un nuovo livello del death metal nella batteria. E sto parlando di Dan Presland, ex batterista dei Neobliviscaris, band progressive death metal australiana che a me piace tantissimo. Peccato che non suoni più nei Neobliviscaris. Comunque il nuovo album che è in uscita l'ha registrato lui, le batterie sono assolutamente sue. Sono stracurioso di vedere chi sarà il nuovo batterista, sicuramente quando sarà uscito questo video sarà uscito sia il nuovo disco sia il nome del nuovo batterista. Ma prima mi raccomando, iscriviti al canale, lo so, io ti rompo per questa cosa, ma per me è veramente importantissimo. Perché fai sì che questo canale cresca e altre persone interessate che per vari motivi non ricevono questo video potrebbero vederlo, potrebbero appassionarsi anche loro alla musica metal. Quindi per piacere, iscriviti, metti un like e attiva la campanella. Lo stile dei Neobliviscaris è molto complicato. I brani sono molto lunghi, hanno due cantanti, uno che fa le voci in clean e uno che fa le voci pulite. E quello che fa le voci in clean suona anche il violino. Quindi creano sonorità veramente tanto particolari. Dan Presland è riuscito a creare la sua carriera basando tutto sull'endurance. Il suo drumming infatti è caratterizzato da tappeti di doppia cassa infiniti, 2, 3, 4 minuti, a velocità estreme, veramente tanto estreme, 210, 220 bpm, sono tantissimi da tenere per quel tempo. Senza contare che magari sopra ci suona degli esercizi di indipendenza, dei poliritmi, blast beat, anche quelli infiniti. Veramente il suo stile è proprio basato completamente sull'endurance. Quindi non ho idea di quante ore abbia studiato, di quanti giorni abbia studiato per riuscire a suonare in quel modo lì. E tra l'altro, lui, prima di suonare con i Neobliviscaris, non era assolutamente un batterista professionista. Ha imparato a suonare fondamentalmente per quella band. E ci è riuscito. Per analizzare come lui tratta l'endurance sulla batteria, ho scelto tre brani dai tre album già usciti dei Neobliviscaris. Andremo in ordine cronologico. Il primo è dall'album Portalo Fai ed è uno dei brani più iconici dei Neobliviscaris. Ma cos'è appena successo? Cioè, questo groove è un blast beat con le ghost notes con la mano sinistra e la mano destra che tiene il backbeat, ovviamente in 6 ottavi, perché la musica dei Neobliviscaris è al 99% in 6 ottavi, figata. Tra l'altro il piede sinistro a volte aggiunge dei colpi, è veramente un casino da imparare questo, infatti voi mi vedete che lo suono tutto in una volta. Io da un'ora che sto qua a provare questo maledettissimo blast beat. Per riuscire a farlo come lo fa Dan ci vogliono anni di studio e non ho idea neanche di come si possa pensare a fare un groove simile. Proviamo a vederlo molto più lento per capire un minimo cosa succede. Tutta questa quantità di note deve essere suonata a 210 bpm e deve anche avere groove, perché questo è un groove a tutti gli effetti. Sotto c'è una melodia, quindi deve rotolare questo pattern. Ed è assurdo pensare solo di concepire un blast beat in ghost notes. E a mio parere è proprio fuori dagli schemi di qualsiasi cosa. Per quello che io ritengo Dan Presland un innovatore assurdo del death metal. Perché è riuscito a creare delle cose mai sentite prima, mai sentite ma mai pensate prima. Questo è The Vermi Colossus dall'album Citadel. Ed è un altro dei brani più iconici di Dan Presland, perché in questo brano, che è forse uno dei più lenti dei Neo,
ovvero 200 bpm, lui non si ferma mai. Mai, dall'inizio alla fine, fa tappeti, blast beat, un groove nel ritornello che è tanto geniale quanto melodico, e un blast beat in 6 ottavi dove interrompe la mano destra. Geniale. Vediamo il groove del ritornello, che secondo me è di una genialità totale, cioè rendere così tanto melodico un ritornello death metal è assurdo. È assurdo solo pensarlo. Lui ha reso la batteria uno strumento a sé. Qui la batteria non accompagna, qui sono gli altri strumenti che accompagnano la batteria. Tra l'altro questo è uno dei pochi groove in 4/4 di tutta la discografia dei Neo. Come suonare questo pattern? Non è eccessivamente difficile, ma ci vuole una gran potenza e una grande reattività nei piedi. Il groove comincia con questo giro. Dopodiché suona una figura strana con il ride della cassa all'unisono e il rullante che copre le pause. Per poi concludere con un tappeto di doppia cassa con sopra il rullante sul 3 di ogni battuta e il china ogni 3 ottavi. Geniale, tutto ciò è estremamente geniale se si pensa che è un groove death metal a tutti gli effetti, perché i tappeti non mancano, ma è estremamente melodico. Dopo questo groove il tempo ritorna in 6 ottavi e Dan suona un blast beat con la mano destra che suona sempre tranne nel secondo ottavo, accentando il primo ottavo sulla campana. Il pattern della mano destra è questo. Per suonare bene un blast beat del genere, il mio consiglio è allenare solamente la coordinazione cassa-mano sinistra, essendo sicuri di suonare sul click la cassa e non il rullante. Molte volte si tende a studiare i colpi singoli alternati partendo con le mani, ma per suonare un blast beat noi dobbiamo partire con i piedi. È il piede destro che deve comandare il blast beat. Questo è in assoluto uno dei brani più tosti che Dan Presland abbia mai scritto, perché da dopo l'intro, per almeno 3 minuti e mezzo, la cassa non si ferma mai, i blast beat non si fermano mai, e qua siamo a 220 bpm. È una velocità fuori dal normale tenerlo per così tanto e così preciso. Il problema è che poi lui non suona solo dei tappeti, non suona solo dei blast beat, lui fa delle melodie. Qua praticamente ha suonato dei rudimenti sul rullante, sopra un tappeto, ma è proprio fuori da qualsiasi logica. Quindi sono praticamente dei rulli a 5 alternati a dei blast beat con il rullante sul battere, che si scambiano tra mano destra e mano sinistra. Una volta è la mano destra che suona il charleston e una volta la sinistra che suona il blast beat, e poi si scambiano. Tutto questo è geniale, con sotto un tappeto a 220 bpm, che è totalmente fuori di testa da imparare a suonare a quei livelli. E poi bisogna pensare che questa roba bisogna riuscire a suonarla dal vivo in un tour di 30 date dove magari non dormi bene, magari fai serata la sera prima. Assurdo. Cioè, per studiare dei brani del genere ci vogliono veramente degli anni. Degli anni dove tu ti devi piazzare sulla batteria o sul pad
e suonare dei tappeti finché non ti piangono le caviglie, stando attenti a non farsi male, perché io personalmente mi sono fatto male, mi ha dovuto seguire un osteopata e magari farò un video su questo argomento. Questo è Dan Presland, il batterista che ha basato tutta la sua carriera sull'endurance, sulla melodia e sul portare il death metal a un livello colossale. Se questo video ti è piaciuto, mi raccomando, iscriviti al canale, metti like, attiva la campanella, seguimi su tutti i social, seguimi su Instagram, pubblico un video tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Se vuoi la recensione di un batterista, se vuoi il tutorial di un brano, se semplicemente vuoi lasciare un commento per dirmi la tua, fallo, sentiti assolutamente libero di farlo, ci vediamo al prossimo video.